Una ricerca FISAC CGIL Toscana ed Università La Sapienza di Roma svela interrogativi sui giovani bancari che operano in un settore falcidiato dalla crisi finanziaria di molti istituti. Che valori hanno? Per chi votano? E quali problemi hanno sul posto di lavoro i bancari toscani sotto i 35 anni? Le risposte arrivano dalla somministrazione di 400 questionari anonimi fatti di 50 domande per un'iniziativa che porta un ossimoro per titolo: Futuro Remoto. Futuro remoto perché abbiamo fatto una ricerca sui giovani, quindi parliamo di futuro, ma abbiamo visto che molti dei problemi che emergono dalle risposte rimandano al trapassato remoto, per esempio una forte discriminazione di genere, le donne che percepiscono il 19% di retribuzione in meno, il fatto che le pressioni, lo stress, la gerarchia aziendale rimanda a un mondo che non fa pensare ai servizi e alle banche, fa pensare soprattutto al passato. Diciamo che questi toscani, giovani toscani, dimostrano una consapevolezza e una maturità invidiabile. Per esempio, nessuno dice che bisogna uscire dall'Europa, la maggior parte chiede però una riforma dell'Europa, c'è un atteggiamento inclusivo per gli immigrati, ma nello stesso tempo una preoccupazione per governare i processi. Dal punto di vista del comportamento elettorale non ci sono difformità. Il dato più forte che emerge è che un lavoratore su due non si sente rappresentato dalla politica. Come si rinnova la rappresentanza politica del lavoro? Confrontandosi con la realtà per quella che è. Una parte degli iscritti alla CGIL, circa il 33%, ha votato per il Movimento 5 Stelle, ma il 50% ha votato per forze del centro-sinistra pur sconfitto. Diciamo, la destra non orbita a casa nostra. Siamo per affrontare questioni relative al disagio sociale, misurandola sui contenuti, e per ogni contenuto positivo esprimeremo un giudizio positivo. Per ogni contenuto negativo contrasteremo per correggerlo, cioè faremo il nostro mestiere. Qual è dunque il sentimento dei giovani lavoratori bancari toscani? Quello che viene fuori è che per i giovani, soprattutto i neoassunti, c'è comunque un forte entusiasmo, almeno rispetto a quello che sembra essere l'approdo al settore bancario e quindi evidentemente ai contenuti, anche a quelle che possono essere, no, le prospettive che si immaginano future di carriera. E poi è questo, come dire, sembra essere l'elemento di maggiore preoccupazione, man mano che si va avanti con l'età o avanti con appunto l'anzianità, diciamo, di servizio, le cose iniziano a cambiare e quindi abbiamo un deciso abbassamento, invece del livello di soddisfazione, che sono appunto il riconoscimento professionale, le possibilità di carriera, mentre si mantengono, diciamo, comunque stabili i livelli di soddisfazione per quello che riguarda invece il tipo di tutele associate al contratto, il salario, eccetera. Si sentono rappresentati nel loro mondo del lavoro, dalla politica? Siamo di fronte, almeno nel campione dei soggetti intervistati, di fronte a una popolazione che noi comunque possiamo continuare a dire convintamente di sinistra, perché hanno un orientamento politico che è a sinistra e sono prevalentemente iscritti alla CGIL. Detto questo, nel momento in cui si chiede se si sentono rappresentati in quanto lavoratori, cioè rispetto alle loro istanze, rispondono di no e quindi rispondono che in realtà poi non c'è un partito politico che è in grado di rappresentarli.